I vertici del Consiglio Nazionale Forense, insieme al presidente Andrea Mascherin, interverranno a Teramo il 20 giugno prossimo per confrontarsi con gli avvocati teramani sulle novità e sulle difficoltà di una categoria che deve vincere ancora molte sfide, tra le quali l'occupazione. L'incontro, di valenza nazionale, si terrà all'Università degli Studi a Costa Sant'Agostino ed è stato organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Teramo. Teramo torna ad ospitare il CNF ed è una piazza privilegiata per questo, grazie all'Ordine degli Avvocati di Teramo. Sì, questo in dubbio è un fiore all'occhiello dell'Ordine. C'è questo incontro che si ripete annualmente a Teramo ed è un incontro che è stato istituzionalizzato dal CNF. Tant'è vero che quest'anno verranno tutti quanti, tutto l'ufficio del Presidente, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e altri componenti del CNF, dei distretti di Palermo, di Venezia e di Bologna e di Firenze. Il presidente dell'Ordine Ambrosini si sofferma poi sul grave problema della carenza di personale che affligge il Tribunale di Teramo, il più grande in Abruzzo per numero di ruolo. Attualmente manca più del 40% degli impiegati amministrativi e con quota 100 la percentuale è destinata a salire. Un problema a far funzionare così la macchina della giustizia. Si parlerà anche dei problemi della categoria degli avvocati. In questo momento, per esempio, Teramo, che problemi ha? Allora, i problemi sono molteplici. In pratica i giovani anche per mettersi nel mondo del lavoro, nel giro del mondo, nel mondo del lavoro, insomma, hanno dei problemi. Ma il problema è quello del tribunale per mancanza di personale. Cioè ormai supera il 40% di personale amministrativo di cancellieri e purtroppo, nonostante che sia il tribunale con numero di ruolo più grande in Abruzzo, Teramo viene trascurata, nonostante abbiamo alzato la voce e continueremo ad alzarla, perché non è giusto che non ci si abbandoni, no, a noi stessi un tribunale che è abbastanza importante, perlomeno credo che sia il più grande d'Abruzzo ormai. Avete però raggiunto almeno l'obiettivo di avere più magistrati. Sì, quello l'anno scorso fu di parola l'allora vicepresidente del CSM, che è Legnini, che in pratica mantenne la parola all'ultimo plenum, riuscì ad inserire i tre magistrati, poi ne sono arrivati quattro che adesso ci stanno facendo riavviare tutto il civile che era un po' bloccato con i rinvii molto, molto lunghi.